È completamente fermo in campo, ma c'è un tiebreak da finire, è il tiebreak decisivo del terzo set. E lui non riesce più a muoversi praticamente in campo. Allora raccontiamo un po' stupiti questa cosa in telecronaca, ma non esce, lui continua a giocare, continua a giocare. Cingotto e Taio giocano tutte le palle su di lui, cercando di approfittare di questa cosa. Incredibilmente lui riesce a difendersi, vincono la partita con Maxi Sanchez che fa il tiebreak della vita. Esce dal campo, disteso a fianco al campo a terra, intervistato dal World Padel Tour col microfono così, in lacrime, dice: non riuscivo più a muovermi, avevo crampi in tutto il corpo, non riuscivo neanche a fare un passo, ero completamente bloccato, i muscoli completamente bloccati, ma è il giorno più bello della mia vita, sono felicissimo, in lacrime. E io che ero in telecronaca quasi in lacrime insieme a lui, perché comunque conosci la storia di questo ragazzo che ha rischiato di perdere la vita in un incidente stradale, hanno perso la vita i suoi due migliori amici nello stesso incidente stradale, uno tra l'altro è lì a